Eccoci qua, eccoci per questa nuova puntata di GG On Air. Sono davvero contento perché siamo arrivati al numero 8 e 8 è un grande numero perché è anche di buon auspicio, almeno per metà del globo l'8 è il simbolo dell'infinito e davvero sembrano infiniti gli argomenti che di volta in volta andiamo ad aprire perché ogni domanda dà una risposta, ma ogni risposta dà una domanda. Quindi io sono felicissimo di essere qui con voi sulla pagina Facebook, ma anche sul canale YouTube per questa bella puntata, perché il titolo di oggi potrebbe essere davvero il titolo di un film, perché Alzheimer Caffè potrebbe essere veramente il titolo di un film, è molto evocativo. Ma per parlarne, naturalmente, io chiamo Maurizio Bosano, eccolo qui. Eccoci qua, ciao Buonasera a Maurizio. tutti, bentrovati. Come state? Tutti bene? Tutto bene, tutto bene. Tra l'altro c'è Barbara Saponaro che dice buonasera a tutti. È collegata e salutiamo anche Patrizia Fonda, il dottor Marco Romagnoli. Eccolo qui. Eccoci qua. Buonasera Raffaele, buonasera Maurizio, grazie per avermi invitato. Ben arrivato tra noi. Grazie, grazie. Bene, un grande piacere, Marco, perché il lavoro che state facendo nell'hospice di Bolzaneto è veramente eccezionale, ma non tutti lo conoscono. Allora, visto che questa è proprio la vocazione, Maurizio, qua la vocazione è proprio di saperne di più, la prima domanda è: ma che bel nome, ma che cos'è un Alzheimer Caffè? Sì, in effetti, come dici tu, potrebbe essere il titolo di un film, sarebbe carino anche fare una cosa, sarebbe anche molto simpatico oltre che dare le informazioni giuste. Alzheimer Caffè, la storia ve la racconto in breve. Insomma, è nato nel 1997 da un'idea di Bernd Jensen, un professore, comunque uno psicologo che si occupava della terza età, no? E lui lavorava presso il centro psichiatria della vecchiaia Marienhaven di Varmond in Olanda, no? E lui quindi insomma, era a contatto ovviamente con le demenze, soprattutto con la malattia di Alzheimer e con le famiglie, e ha rilevato questa difficoltà di parlare della malattia, difficoltà di comunque raccontare quello che accadeva tra le mura domestiche, come una sorta di tabù. E allora, come l'ha definito qualcheduno, insomma, è stato un po' l'uovo di Colombo, lui ha cercato di riunire queste persone, di farle incontrare in modo che incontrandosi, parlando e confrontandosi, insomma, si potesse anche un po' in qualche modo migliorare la condizione, soprattutto del familiare che vive il dramma del parente affetto da questa malattia che è, insomma. E quindi lui ha pensato di creare degli appuntamenti, è nato, pensate, una volta al mese per 10 mesi soltanto all'anno, quindi una cosa molto diluita, no? In una sala tipo un cinema, dove c'erano appunto tutti queste persone con i relativi parenti ammalati, e invitando degli specialisti, potrebbe essere uno psicologo, un neurologo, eccetera, eccetera, a parlare della malattia, dopodiché seguiva un dibattito. E dopo il dibattito poi c'era il caffè. Lui l'ha chiamato caffè perché comunque caffè è sinonimo di break, di atmosfera rilassata e quindi di parlare di cose importanti in un clima un po' più disteso, non drammatico, non grave. Ebbene, ha avuto un successo straordinario, perché intanto il primo obiettivo, che è quello che abbiamo tutti, è quello di trarre comunque dall'isolamento domestico, che è la cosa peggiore che possa accadere, no? Queste persone, e hanno cominciato a comunicare, comunque a conoscere meglio la malattia e soprattutto a confrontarsi. Questo è stato un modello che ha avuto un grande successo,
tutto il mondo, naturalmente, e, però con una cadenza, come dico, molto, molto, diciamo, diluita, nel corso dell'anno, una volta al mese, sì, è un appuntamento importante, però insomma, un po' poco, ecco, sicuramente. Poi naturalmente sono cambiate le cose, perché è successo 25 anni fa, questo è sempre attuale, naturalmente sono cambiate tante cose, ecco, nel frattempo, e tante aggiustamenti, come è fisiologico che accada, no? Ma come, per come si distingue, diciamo, l'Alzheimer Caffè della Gigi Ghirotti? Che caratteristiche ha? Sì, dunque... Nel nostro esempio, ecco, del vostro... Sì, è completamente diverso, parliamoci chiaro. Quando il professore 3 anni fa mi ha detto ma io vorrei veramente creare un qualche cosa che possa essere d'aiuto, no? alle famiglie e comunque ai pazienti, io un po' per mia formazione ho pensato a una cosa più vicina a un centro di riabilitazione, anche se di riabilitazione non si può parlare, perché sapete bene che una malattia neurodegenerativa come l'Alzheimer, insomma, c'è poco margine, però poco margine, d'accordo, però con determinati attività e soprattutto con degli operatori che fanno di lavoro, dei terapisti. Ecco lì che si può comunque lavorare sulla memoria, lavorare su tanti aspetti, che vi posso anche dire poi delle attività che fanno, che sono molto, molto, molto stimolanti, perché abbiamo creato anche un programma attrattivo per quanto riguarda i pazienti, anche se il nostro focus è sul familiare. Infatti è organizzato così il nostro Alzheimer Café, nel senso che abbiamo una musicoterapeuta, una psicologa che si occupa di riabilitazione cognitiva, che fanno attività in compresenza e si occupano principalmente dei pazienti. Contemporaneamente i caregiver, dopo un momento d'assieme tutti nell'attività, si riuniscono con due lunedì al mese con la psicologa e fanno una seduta di gruppo. Gli altri due lunedì al mese fanno una seduta di gruppo con la filosofa, che peraltro appunto è già attiva nei nostri hospice. Quindi c'è un percorso parallelo, è un programma proprio, che vede da una parte appunto i pazienti con i laboratori grafico-pittorico, addirittura lavorano sul teatro spontaneo, la musicoterapeuta e la psicola hanno creato una sorta di costumeria quasi, no? Ecco, e poi si fanno anche musica dal vivo con degli accenni di passi di danze antiche, per esempio c'è la musicoterapia, poi quella canonica, e poi c'è la riabilitazione cognitiva proprio per la memoria, per la stimolazione, realizzano dei grandi cruciverba, e insomma c'è questa psicologa che è la dottoressa Laura Bruciani, che è molto, molto attiva, molto brava, la musicoterapeuta Marina Pensieri, che comunque ha una storia anche nell'hospice di grande esperienza, e quindi diciamo che riusciamo a portare avanti questo programma su un doppio fronte, che poi naturalmente converge, quello dei pazienti e quello dei familiari. Ecco, la cosa molto bella, perché abbiamo visto alcune immagini e vedremo altre, è proprio l'idea che ci sia continuamente un movimento, no? Nella danza, nel lavoro manuale, nel lavoro così, nel lavoro, ecco, direi nel lavoro nel senso più bello del termine. Ma volevo dire, in questo contesto un volontario ha bisogno di essere specializzato, c'è bisogno di competenze particolari. Beh, sì, sono stati selezionati, no? Sulla base delle persone che si sono offerte, poi hanno oltre, voi sapete che per diventare volontario Ghirotti devi frequentare un corso, anche insomma, voglio dire, impegnativo. Ebbene, è stato fatto un corso supplementare tenuto dal dottor Ivaldi, che è il direttore del CDCD, cioè il Centro per le Demenze della ASL. E di 3 giornate, e queste persone sono state formate ulteriormente, no? Sulla malattia di Alzheimer, eccetera, eccetera, sulla gestione anche. Ma sono persone che sono veramente preziose, perché svolgono un intervento che va al di là del volontario, nel senso che
sono riusciti a penetrare proprio anche l'essenza di quello che è la seduta, dell'attività. Infatti si comportano da educatori. Loro interagiscono ovviamente nelle sedute di musicoterapia e di altre cose, ma proprio con il criterio dell'educatore. Sto parlando di persone, e vorrei anche citarle, che sono appunto l'Albertina Ronda, Rosanna Ribollini, Remo Terrile, Serena Terrile e Linda Mussabini. Sono persone che veramente sono a pieno titolo parte dell'equipe e non sono da meno degli altri componenti, che sono i professionisti in questo caso. Talmente sono che hanno penetrato l'essenza di questo programma, di questo progetto. Sì, Maurizio, si parla sempre di equipe, no? La cosa bella che esce fuori da questi incontri è proprio quella che c'è sempre un'equipe. Tu, Maurizio, che sei un volontario, lavori nella grande equipe della promozione, dell'organizzazione degli eventi. Come ti risuonano le parole di Marco? Mi risuonano bene, nel senso che è il lavoro che bisogna portare avanti. Equipe, tra virgolette, specializzate, perché bisogna essere formati in continuazione. E equipe come lavoro di squadra anche nel nostro campo, per esempio, della promozione, nel senso che da soli veramente non si va da nessuna parte. Il lavoro di squadra deve essere composto dai vari componenti, dove ognuno ha un proprio ruolo ben preciso, e quindi rispetto del lavoro dell'altro, rispetto del ruolo è la cosa fondamentale. E da qui nasce poi la capacità di portare avanti il lavoro per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. Adesso usciamo dal tema, ma ne veniamo dalla fine di un convegno piuttosto complesso e articolato che abbiamo organizzato, che ha avuto un buon esito grazie, direi semplicemente, grazie a un grande lavoro di squadra della Ghirotti. Ecco. Tra l'altro, questa volta un lavoro di squadra fra due uffici, tra due settori diversi dell'associazione Ghirotti, quali la promozione e il settore dell'attività delle assistenze domiciliari. Quindi, secondo me, un buon risultato e un buon viatico, ecco, per continuare su questa strada. Ma sentendo le parole di Marco, molto interessanti sul programma sulle possibilità che questo caffè Alzheimer Ghirotti in prospettiva può dare, ecco, ma dove si chiedo che le persone abbiano anche la curiosità di sapere dove si trova questo Alzheimer Caffè Ghirotti e quali sono le zone che, come possiamo dire, ne beneficiano, insomma, possono usufruire di questo servizio, di questo programma. Sì, noi siamo al quinto piano dell'ex ospedale Pastorino, proprio sopra l'hospice, no? Al quinto piano, dove ci sono c'è una bellissima sala circolare, che credo che una volta fosse la cappella. Il professore è stato veramente grande, perché l'ha fatta trasformare in una sala da concerti. Infatti lì ci abbiamo fatto dei piccoli concerti, ci abbiamo fatto delle presentazioni di libri, ci abbiamo fatto attività, diciamo, diversificate, proprio per renderlo, come dicevo prima, più attrattivo anche per i nostri pazienti, no? Che comunque, ecco, come vedete anche dalle immagini, anche delle feste, ecco, perché è giusto, perché è una festa. E poi questo che vedete è il giardino Alzheimer, e dove a metà maggio, fine maggio, ci si trasferisce e si fanno delle attività all'aperto, no? Quindi dal quinto piano andiamo giù in giardino, perché tra altre cose nelle linee guida, eccetera, cioè esiste il giardino Alzheimer. Noi ce lo siamo ritrovato, oltretutto curato in maniera straordinaria dalla Rosalba, che è questa una volontaria, eccetera, che ha il pollice verde, anzi forse anche di più. E lì, grazie anche alla tecnologia, da un'intuizione, ecco, proprio del professore, no, abbiamo, per siccome abbiamo delle persone ipoacusiche, no, tutto un sistema di cuffie, in modo che uno si può spostare, naturalmente con un microfono, che in questo caso lo tiene l'operatore che conduce l'attività, ecco che le persone non allungano più il collo per sentire, magari percepire il 50% di quello che si è detto, ma con queste cuffie, che sono veramente funzionali, ecco lì che sei presente, perché non c'è niente di peggio di essere ipoacusico, perché ti senti quasi tagliato fuori. Ecco.
Quindi diciamo che siamo al quinto piano ed estate, siamo giù in giardino, facciamo come i reali del Bhutan, che abbiamo la residenza estiva e la residenza invernale. È vero, la residenza estiva. Sì, Raffaele, mi viene in mente, mi fa venire in mente, Marco, la possibilità di fare teatro in questo spazio. Quindi prima o poi, certo, finirà che Marco dovremo coinvolgere il nostro attore, regista Raffaele. Casagrande. Eh certo, me ne hanno parlato veramente in termini entusiastici. Faccio anche il nome, il prof. Con molto piacere. Nel frattempo c'è Patrizia che commenta e dice: questo progetto va incrementato, la Ghirotti dovrebbe cercare di aumentare il suo intervento con le famiglie che al loro interno hanno problematiche di questo tipo. Speriamo di riuscirci sia dal punto di vista finanziario che di risorse umane, senza dimenticare la passione che contraddistingue tutti i servizi. Ora Patrizia tira fuori un argomento cruciale, perché quando abbiamo avuto l'occasione di farci una chiacchierata, Marco, è uscito fuori il concetto di una malattia chiamata l'Alzheimer, la malattia della famiglia, delle famiglie, e la famiglia diventa protagonista, no, di questo percorso. E allora vorrei sapere da te se, visto che non si parla di un individuo ma si parla di un gruppo di persone, perché si parla di famiglia e se ci sono ancora delle resistenze, dei piccoli preconcetti, dei pregiudizi in merito a questo tipo di iniziative. Sì, dunque, malattia della famiglia, perché come ho detto prima, come aveva rilevato appunto il professor Miesen, insomma, la famiglia vive un dramma quando è un malato che poi si aggrava e lo dico in termini terra a terra, ne combina di tutti i colori, ecco. Quindi devi avere accorgimenti di avere porta chiusa, se no questo di notte si alza e se ne va, ti combina dei disastri, che poi può anche farsi del male, e quindi è una convivenza pesante, una convivenza che ti prova. Noi abbiamo avuto, sono venute delle persone veramente in difficoltà, e a distanza di un anno, due anni, adesso la loro vita è migliorata, ma non perché siamo bravi noi, perché qui le bacchette magiche non ce l'ha nessuno, ma perché proprio come dicevo prima, l'uovo di Colombo che comunque ha tirato fuori il professor Miesen, queste persone sono state comunque accolte in un ambiente, adesso si chiama gentle care, no? Non è altro che un'accoglienza, non è altro che un ambiente domestico, un ambiente anche affettivo, se vogliamo, quindi dove uno sta bene, dove trovi delle persone che ti accolgono e sei a tuo agio, no? Ecco, queste persone si sono incontrate con altre persone con lo stesso problema, no? Sono cresciute anche un po' insieme, perché superato diciamo, la rassegnazione, perché non si può parlare di rassegnazione, ma se tu muti il tuo pensiero da rassegnazione, il tuo stato d'animo, da rassegnazione ad accettazione, ti cambia anche un po' la vita. In più queste persone si sono ritrovati, hanno creato addirittura una rete tra di loro, WhatsApp, social, eccetera, è diventato un grande gruppo di amici che si sono sostenuti anche durante i mesi, sono stati chiusi poco per il lockdown, ma si sono sostenuti, no, sempre in contatto anche con noi, e hanno trovato una seconda famiglia. Noi li abbiamo solo messi insieme, punto. Perché queste cose qui bisogna essere sempre prudenti e sempre comunque mantenere, ecco, i piedi per terra. E questo è quanto, ecco, niente di più. Dicevi che chi partecipa, diciamo, a questo servizio, insomma, che c'è del caffè Alzheimer Ghirotti, aderisce a un programma, no? Cosa significa aderire a un programma? Programma. Sì, no? Sì, ho capito, giustamente. No, il programma è così fatto. Innanzitutto, questo servizio, che comunque, come ho detto, è gestito da professionisti e da volontari formati, quindi insomma, mi sento di dire, anche se sono responsabile, che è di qualità, è gratuito. Il professore l'ha voluto assolutamente gratuito per le famiglie, eccetera, proprio un aiuto. E l'unica cosa che si chiede, appunto, che il caregiver, il familiare,
deve comunque rimanere. Diciamo che è un appuntamento lunedì e giovedì, dalle 2:30, 3:15 fino a 5:30, 6. Ecco, deve rimanere e seguire il programma, ovvero tutte le attività che facciamo, sia il paziente che il familiare. È l'unica cosa che ti chiediamo. Perché diversamente tanti pensavano che di venire, di lasciare lì il familiare e magari andare a fare la spesa. No, questo no, questo è una cosa diversa, questo è un centro diurno dove di solito si paga e fanno questo servizio. Noi portiamo avanti questo programma che è comunque, anche se è diverso nelle modalità da quello originario, però diciamo che segue un po' quelle che sono le linee guida. Noi parliamo sia al familiare che al paziente, parliamo tra virgolette. Ecco, allora è bello vedere, no, questa situazione così di condivisione, di Oana, no? L'Oana intesa un po' come famiglia, no? Che non è quella di origine, ma vedo c'è stato anche il prof, ci sono delle foto col prof, ma qui c'è un altro prof, è Bumpy. Questo è Bumpy, infatti, perché noi creiamo comunque dei momenti, invitiamo anche delle persone, in questo caso Bumpy, simpaticissimo Bumpy, che suona molto bene la chitarra, tra l'altro, io non lo sapevo, ecco, ha suonato molto bene, ha cantato anche canzoni genovesi, poi lui insomma è seguito anche dalle persone, quindi abbiamo portato lui, ma abbiamo portato anche altri ospiti, perché ogni tanto ovviamente è venuto il teatro di Letto, per esempio, ecco, che sono attivi anche degli ospiti, eccetera. Questa era una presentazione di un libro. Insomma, cerchiamo anche di... Il professore ha voluto anche allargare alla circoscrizione, quindi creare degli appuntamenti per comunque coinvolgere anche, diciamo, il tessuto sociale. E infatti molte associazioni sono venute, ha partecipato alle nostre iniziative e noi siamo andati anche a partecipare a loro qualche volta, insomma. E quindi questa è una festa di Natale, chiaramente con tutti i capellini in testa. Ecco. Diciamo che c'è in linea di massima un clima molto gioioso, piacevole, ecco questo. Vengono tutti molto volentieri e questo non può che farmi piacere. Ma direi che anche l'idea di aprire alle circoscrizioni mi sembra una bella apertura, sì, anche come l'iniziativa culturale, no? Non è che si debbano fare... Poi siamo in stretto contatto con il dottor Ibaldi, come vi dicevo, che è il dirigente del CDCD, e c'è tutto adesso un progetto dove verremo sicuramente coinvolti, proprio perché per intervenire su questa piaga, perché parlava di cifre spaventose l'ultima volta, l'ultima riunione che abbiamo fatto, di 17.000 addirittura malati, no? Comunque di Alzheimer, comunque demenze varie su tutta la Liguria, e poi soprattutto non c'è informazione, c'è molta resistenza, no? Perché comunque si tende, un paziente comunque affetto da una malattia di Alzheimer ti può mettere in imbarazzo, quindi ti può creare vergogna, ecco, bisogna superare questa, diciamo, questa difficoltà, questi pregiudizi, e farsi aiutare, e allora è possibile rendere la vita, come diceva qua Beremy Esen, no, perché ha scritto una cosa molto bella: la demenza è una catastrofe completa, sia la persona malata che la sua famiglia meritano di essere ben supportate. Il riconoscimento della malattia e l'ammissione della sofferenza mentale può rendere la vita vivibile di nuovo. E secondo me è vero questo, perché alcune persone hanno ritrovato comunque una certa voglia di vivere, ma comunque di ricominciare. Certo. Mi pare molto, molto, molto bello, importante. Volevo così rilevare, se ce n'è bisogno, ma forse no, l'attenzione che c'è verso il parente, verso il caregiver, perché chi vive, e io l'ho attraversata attraverso mio padre, questa esperienza è un'esperienza dura, specialmente per la persona, il parente che vive con questa... perché si ritrova con una persona che non ti riconosce più a un certo punto. Quindi diventa veramente una sofferenza e diventa una patologia per il parente, che si ammala, nel senso che si creano quei presupposti per
esaurimenti nervosi. Il primo nemico è la solitudine, sicuramente, perché comunque sentirsi soli, e noi infatti lavoriamo sulla parte sana, diciamo, consideriamo una coppia, no? La coppia che potrebbe essere non necessariamente marito e moglie, ma figlio, eccetera, no? E sentirsi soli è la cosa peggiore, la solitudine è quella che veramente... Il primo obiettivo da contrastare l'ha detto Bermiese 25 anni fa e noi lo perseguiamo assolutamente, ecco, questa cosa qui di combattere proprio l'isolamento. La solitudine, perché anche se uno poi hai un parente che viene a farti, come si suol dire, la visita d'un mego 5 minuti al giorno, sei solo lo stesso. E questo non va bene. E quando hai dei punti di riferimento, perché poi si tratta di questo, creare dei punti di riferimento. Poi noi nella tradizione Ghirotti, lo sapete perché Maurizio, siamo volontari, eccetera, ma seguiamo anche il post lutto, perché purtroppo ci sono mancate qualche persona e quindi continuano a venire persone che comunque hanno frequentato col loro caro e insomma che fanno tutto un percorso ancora con noi. Ecco. È tutto qui. Dunque, allora colgo l'occasione per salutare delle persone che ci seguono assiduamente fin dalla nostra prima puntata e c'è Angela Sorrentina che dice eccomi da Cagliari, buona serata a tutti e poi Sergio Gibellini che dice buonasera e grazie per le dirette, vi seguo da Lavagna, quindi abbiamo questo respiro. Dunque, ma allora noi abbiamo fatto questa mezz'ora che è volata e a me piacerebbe poi col dottor Marco Romagnoli, Marco, dobbiamo farne altre perché hai parlato di tanti argomenti e sarebbe bello ritornarci. Ma mi piacerebbe tornarci magari con qualcuno dei miei, anche per farvi parlare magari più specificatamente, entrare proprio nello specifico delle attività, perché sono attività veramente molto interessanti. E poi, come vi ho detto, il prof ha creato proprio un ambiente, come si può vedere anche dalle fotografie, sia al giardino che anche su al quinto piano, veramente accogliente, bello, piacevole, dove si sta bene, noi per primi, tra l'altro. Esatto, e sono servizi, Maurizio, completamente gratuiti, esatto, ma con cosa possiamo fare per aiutare concretamente la Gigi Ghirotti Genova? Ma questa della gratuità è la nostra, giustamente la nostra caratteristica, però... si può aiutare a Gigi Ghirotti in tanti modi. Il modo che mi viene in mente immediato e più semplice è proprio questo: il 5 per 1000 costa veramente poco, nel senso bisogna solo avere la voglia di compilare il nome e cognome, una firma e scrivere il codice fiscale della nostra associazione che vedete riprodotto adesso sulla diciamo, dichiarazione dei redditi, che questi sono i mesi in cui si fa. E questo piccolo atto di volontà, possiamo dire a tutti che invece dà un grosso aiuto all'associazione Gigi Ghirotti, perché molti genovesi lo fanno e in termini poi di concreti, ecco, c'è un ritorno di risorsa economica che aiuta proprio il mantenimento di questi servizi, tra cui il caffè Alzheimer Gigi Ghirotti. Per cui veramente passiamo parola. Che è la cosa che funziona di più. Se trovate questa nostra promozione sul 5 per 1000 sui social, su Facebook o sugli altri appunto social, condividetela, perché è il modo per, no, ampliare la conoscenza, e parlatene e aiutateci, perché così riusciamo ad andare avanti questi servizi. Questo, a parer mio, è uno di quei servizi, non se ne è parlato, non abbiamo voluto parlare stasera, ma che potrebbe veramente nel prossimo futuro avere un grande respiro, nel senso che purtroppo questa patologia è sempre più colpisce sempre di più e quindi nasce la richiesta di aiuto, ecco, verso queste persone, verso queste caregiver, questi parenti che vivono con i loro cari in questo dramma che è questa malattia dell'Alzheimer. Quindi possiamo veramente fare molto con l'aiuto di tutti e Gigi Ghirotti ci sarà sempre su questo.
Dunque, ma la prossima settimana, Maurizio, chi ci sarà? È un altro servizio importantissimo della Gigi Ghirotti, ci sarà Letizia Repetto, che è farmacista, e ci parlerà del servizio della farmacia della Gigi Ghirotti. La Gigi Ghirotti non ha una farmacia, fa al servizio della farmacia, e vedrete, se avete la bontà di seguirci, che scoprirete l'importanza di questo servizio rivolta agli utenti, rivolta al mondo del medicinale e anche all'ottimizzazione dei costi, che sappiamo quanto costano i farmaci. Quindi seguiteci, perché ascoltando quello che vi racconterà Letizia Repetto potrete anche lì poter aiutare. Bene. Grazie ancora dottor Marco Romagnoli, grazie. Grazie Raffaele, grazie Maurizio, e grazie per l'opportunità molto che bello. Ci avete dato. Molto interessante, complimenti. Grazie, a presto. Evviva, ci vediamo la prossima settimana, ciao a tutti, ciao.